one thing I know, I know, I never love these hoes. Sicuramente tanto i complimenti vanno fatti a Reggio Calabria, ha giocato una grandissima partita per attenzione, per intensità, per efficacia, per lucidità. E questo è un dato di fatto che non può essere modificato da altre considerazioni e valutazioni e va preso in valore assoluto. È chiaro che per una squadra come la nostra privarci di Evangelisti dopo metà partita, di Cannon, giocare con Pepe sotto antibiotici da 2 giorni con 39 di febbre, giocare con Zugno che non doveva giocare per una contrattura alla schiena, è chiaro che la sommatoria di tutto questo ha complicato la nostra possibilità di essere competitivi. Nonostante questo, sicuramente dobbiamo riflettere su un cattivo atteggiamento, soprattutto iniziale, perché è chiaro che la partita ha preso una piega immediata, troppo immediata, ed era evidente che poi nelle attuali condizioni sarebbe stato assolutamente difficile ricucire e ricomporre lo strappo, e quindi dovevamo avere la capacità, proprio perché eravamo consapevoli delle nostre debolezze, delle nostre mancanze, avremmo dovuto avere la capacità di essere molto più lucidi, più cinici, più attenti e più determinati, al pari dei nostri avversari che invece lo sono stati fin dalla prima palla a due. Quindi abbiamo delle situazioni oggettive con le quali non potevamo fare niente, e avevamo una cattiva interpretazione di come poter fronteggiare queste situazioni. Mettiamoci la grande partita di Reggio Calabria ed ecco che i 30 punti credo abbiano una loro logica e una loro definizione assolutamente coerente. Sicuramente l'assenza non ha condizionato un po' tutto il quadro tattico della stessa partita, con l'infortunio in corso di Cannon, che era l'unico che teneva da un punto di vista energetico in piedi, diciamo, ha un po' tagliato le gambe a un match che poteva essere più interessante, ai quali eravamo abituati, no, degli scontri assolutamente più o meno accesi o che abbiamo assistito negli ultimi anni, ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni. Volevo fare una domanda, perché purtroppo quando ci arrivano sempre i comunicati, le linee arrivano sempre tagliati in vari ambiti spaziali. In pregare aveva detto una gara per me particolare, però senza Probabilmente non è passato l'intero messaggio. No, credo che quella, per me, insomma, 7 anni che sono qui, credo che gli scontri con Reggio Calabria siano sempre stati belli, vibranti, dalle finali dell'anno di B2 in poi, no? Quindi non è una partita come tutte le altre, significa che c'è una storia in questi 7 anni di mia presenza ad Agrigento, di questi confronti, insomma. Quindi ne abbiamo vinti, ne abbiamo persi, voglio dire, sono stati tutti con un sapore particolare, per cui mi riferivo a questo, niente di... La domanda tecnica è che probabilmente all'inizio il Baldassarre ha un po' trovato il pertugio tattico dentro il quale poter inserire e poter decidere la gara, perché da un punto di vista dinamico, in uno contro uno, sia Lodisotto che Guariglia soprattutto hanno sofferto moltissimo il suo dinamismo. Sì, oggettivamente questa è una coppia di lunghi per noi difficile da affrontare, nel senso che le caratteristiche di entrambi i lunghi titolari che partono in quintetto sono caratteristiche che ci possono mettere in difficoltà, ed è chiaro che dobbiamo fare una scelta su chi affidare a Cannon, su chi affidare a Tommaso o a Isacco. E oggi onestamente qualsiasi accoppiamento da questo punto di vista abbiamo fatto è un accoppiamento che abbiamo un pochino sofferto, e anche il nostro famoso quintetto piccolo è chiaro che con le caratteristiche di questi giocatori mostra dei limiti e mostra delle difficoltà, per cui è ovvio che oggi tatticamente già sarebbe stata una partita complessa in condizioni normali, e ovviamente lo è stata ancora di più oggi. E anche perché mi sembra, lo strappo più importante della Viola nel secondo quarto è andata sul più 19 con le 4 triple consecutive a Bruno Tommaso, con la Viola con 4 piccoli, cioè con Roberts, con Fabi da 4,
e Baldassarre da 5, e anche voi eravate con i quattro piccoli, quindi anche i primi due tiri da 3 no, perché hanno cambiato durante un time out e noi abbiamo cambiato a seguire. Quattro piccoli sì, li hanno messi durante un time out. Il più 16 e il più 19 della Viola. E quindi le prime due triple sono state con noi avevamo poi voi avete chiamato time out e ci sono state due triple di Roberts e Rossato che hanno portato. Sì, noi per ora voglio dire, in entrambi i primi allunghi abbiamo cercato di riportare a un punteggio umano. Ecco, riuscendoci parzialmente, ma insomma alla fine 10 punti, 12 punti, 14 punti significava essere quantomeno in scia, quantomeno in una partita, probabilmente senza avere veramente ripreso l'inerzia e quindi senza poter avere il controllo di un recupero più duraturo nell'arco della partita. Però è chiaro che poi pronti via, l'ultimo break è stato... Poi è chiaro che a quel punto lì abbiamo gli acciaccati, i malati e quant'altro, abbiamo cercato di risparmiarli e di lasciare spazio anche ai nostri giovani, considerando il fatto che oggettivamente l'acquisizione di uno dei premi under quest'anno è una delle nostre priorità e quindi è anche giusto che nel progetto giovani, sia per questioni di premio under, sia per questioni di futuribilità e di progetto, una partita nella quale sei sotto di 25 punti, la devi sfruttare per cercare di far fare esperienza, per cercare di far fare minuti, per cercare di testare determinate caratteristiche o determinate qualità, perché se non usi questa partita anche in una proiezione futura e futuribile che sia diversa dal risultato della singola gara, è ovvio che era una partita che non avrebbe avuto alcun senso sotto nessun punto di vista, invece era giusto provare a dare un senso anche a una partita come questa, sperando che nel futuro questi minuti, questa esperienza, anche l'aver sbattuto la faccia contro il muro ai giovani spesso fa bene, per cui voglio dire bisogna trovarsi anche davanti alle difficoltà, perché è più facile giocare quando le partite vanno bene, quando tutto gira, no, nel modo giusto e si riescono a trovare spazi e situazioni ottimali. E in questo i nostri giovani sono sempre stati molto bravi anche a determinare queste situazioni ottimali, quindi facendo bene. Oggi hanno dovuto scontrarsi contro una realtà di un certo tipo e hanno maturato un'esperienza di quelle che fanno bene, come quando la mamma sculaccia una volta il bambino, insomma, se la sculaccia una volta gli lascia un segno positivo, se deve sculacciarlo tutte le volte diventa un problema. Coach, ovviamente nonostante la sconfitta, bilancio di questo 2018 si va a concludere, ne parlavamo nel pre-gara, penso sia straordinario, considerato che restyling, cioè, vedere Franco Gianni senza Albano che era stella dietro, per esempio, fa un po' strano. Sì, ogni tanto anche a me. Lui mi ha detto anche a lui ogni tanto, quindi, ma non so se negherà di averlo messo. No, scherzo. È ovvio, è voltare pagina sotto il profilo tattico, sotto il profilo tecnico, sotto il profilo anche dei rapporti umani che vanno ricostruiti e ristabiliti con un gruppo assolutamente nuovo. È ovvio che la partita di oggi è una partita negativa, è una macchia, è una situazione che insomma prendere 30 punti non è una cosa che fa piacere. Ed è giusto che interpretiamo in chiave di stimolo il segno che lascia, ma un segno lo lascia. È un segno che però deve essere contestualizzato in un girone d'andata nel quale noi abbiamo fatto già 8 trasferte, 6 partite in casa, ce ne manca una in casa e abbiamo 8 vittorie, quindi vuol dire che nella peggiore delle ipotesi giriamo l'andata a più 1, potremmo girare l'andata a più 2 qualora riuscissimo a vincere in casa il 7 gennaio contro l'Eurobasket. Ed è evidente che per una squadra che è partita per salvarsi e per cercare di fare qualcosa in più in corsa, ma sostanzialmente questo progetto partiva dal permanere in A2 e dal lanciare, dallo sposare con alcuni giovani una futuribilità, oggi direi che a livello di classifica, di partite giocate, di gioco espresso, siamo assolutamente in linea e anzi forse qualcosa in più rispetto alla linea di galleggiamento.
È chiaro che non possiamo perdere di vista le difficoltà del campionato, perché poi sbagli tre partite come questa e ti accorgi che improvvisamente tutto quanto di bello hai pensato, è stato detto, è stato scritto, viene rimesso in discussione. Quindi è questa la chiave di lettura che dobbiamo dare, ma indubbiamente a livello di valutazione di quello che è stato il girone di andata, oggettivamente è una valutazione che non può che essere positiva. Ovviamente uno dice oggi giocavate per la Coppa Italia, insomma la Coppa Italia l'abbiamo fatta tutti gli anni l'abbiamo fatta con grande piacere, però effettivamente voglio dire non era sicuramente un traguardo di metà stagione che ci prefiggevamo, poi eravamo contenti se ci andavamo, ma insomma voglio dire abbiamo delle cose, delle priorità diverse in questa stagione ed è giusto che le teniamo assolutamente sempre nel mirino, se no se guardiamo troppo avanti ci inciampiamo in una buca, invece è meglio guardare il passo successivo così evitiamo le buche e poi dove arriviamo lo scopriremo al 22 di aprile. Se hai ragione, bellissimo campagna. Sono due per in modo diverso sono due straordinari giocatori. Uno lo odi quando ti gioca contro e lo ami quando gioca per te. L'altro lo ami sempre. Grazie, domanda? Sì, coach, volevo chiedere per quanto riguarda l'Otondo, se ci sono novità per il suo rientro, nel caso di essere in breve, se pensa di affrancare qualcuno a Goriglia di solito. No, Rotondo, il recupero non è previsto a breve termine. È una bella domanda. No. No, nel senso che stiamo facendo con la società le nostre valutazioni già da un po' di tempo, poi insomma dobbiamo mantenere fede a una certa linea, di bilancio e tecnica e pensare quello che è meglio fare per la squadra con la giusta attenzione, per cui se ci saranno i presupposti per poter fare qualcosa probabilmente ci potremmo mettere in moto, se questi presupposti non rispetteranno quelle che sono le linee guida della stagione non lo faremo. È evidente che insomma questa sarà una settimana particolare, nel senso che la prima valutazione da fare per la partita del 7 sarà capire i nostri acciaccati, a iniziare da Cannon, che tipo di tempi di recupero potranno avere, e questo potrebbe magari entrare nelle valutazioni che stiamo facendo in questo periodo. Grazie a lei. Che domanda? Grazie. Signori, buon anno. Io un modo migliore per augurarvelo non ce l'avevo, ci ho provato, ma buona serata a tutti, arrivederci.